Questa è la EasyJet, quindi noi non lo prenderemo. Sto ripigliando un aereo e non serve a nulla. Eccolo il nostro aeroplanino. Secondo voi il signore sta facendo la foto a Riccardo? Secondo me sì. Posto finestrino veramente clamoroso, da sta aerea non si c'è. Cimitero enorme. Ragazzi, siamo arrivati. Il freddo si fa sentire subito. I miei compagni di viaggio devono ancora scendere. Ah, sta qua. Il Maldivo non ti piace io. Riccardo, primo impatto. Porca puttana. Scende anche un po' di pioggerellina, è tipo neve perché fa troppo freddo. Questo aeroporto fa veramente schifo. Sembra quando inizi quei giochi su Facebook dove io sono l'utente a livello 1 e quindi non ho sbloccato ancora nulla. Oh Simo! Napoletani che si rubano le valigie, guarda là, guarda. Ok, almeno siamo a coperti. Sì, ciao mamma. Incredibile, vero? Cacchio incredibile, news incredibile. Oddio! E ragazzi, ecco la nostra casettina al centro. Adesso ve la mostro per bene. È molto ben attrezzata. Vediamo qui subito un bellissimo letto. È un televisore, schermo piatto. Abbiamo il tavolino con una diretta in atto. Zero spettatori, perfetto. Qua abbiamo altri due letti e un bel divano ben fornito. Vediamo anche dei bei cuscini con uno schema floreale. Attenzione, eh. Abbiamo un letto. Un letto, una piazza e mezzo. Vediamo qui come la radio. Ci sta il termosifone. E poi da quest'altra parte possiamo andare, vabbè, uno specchietto. Abbiamo un tavolino. Guardate quanto è carino, molto minimal. E poi c'è, vabbè, queste due sedie e uno sgabellino molto comodo. Qua abbiamo un fornello, quelli lì elettronici che non so come si chiamano. Ci hanno regalato una Coca-Cola, una Fanta, due bottiglie d'acqua. E poi abbiamo la zona del bathroom che fanno poco schifo. Però come si appiccia la luce? Dove si accende? Dove si accende la luce, ragazzi? Fuori. Fuori dove? Qua. Qua. Di qua, ragazzi, non conosco la casa, sono appena arrivato. Ok. Ecco. Guardate quanto è bello. No, non è vero. Ma quasi dimenticavo lo specchio dove faremo le foto. 2000 peripezie, forse abbiamo cambiato i soldi. 50 euro per 14.900 cioè fiorini ungheresi. Volevamo cambiare con la carta perché il tizio della casa si è preso i soldi cash e non con la carta, perché erano di più di quelli che ci aveva richiesto in realtà. I Power Rangers! Yeah! Non ci capito, cioè, è tuo quello? Olè! Primo cibo KFC, ho preso questi 4 pezzi di pollo e un po' di patatine. No, è nonna. Com'è? Mamma mia, ma giù, è piccantissimo. Giù, ma è troppo piccante. Io mi sono mangiato per messa un pepe. Dopo il KFC ci siamo avvicinati verso il Danubio. Qui possiamo vedere l'immensità del Danubio. Il ponte Elisabetta, che dovrebbe essere il ponte Elisabetta, quello lì bianco. E lì invece, quello lì,
è il castello di Buda. Quello lì dovrebbe essere la chiesa di Mattia, dove sta anche il bastione dei pescatori. Invece là sta l'altro ponte, che è il ponte delle catene. E niente, ci stiamo incamminando. Ci vediamo un pochino questo giretto. Le tanto adorate pellicce, i colbacchi. Oh, Stefano. Piazza Morosmati. Olè, è flashato? Ha fatto una foto, la signorina. Guardate quanto è bello! These three! Stanno a fare la foto dietro. Troppo bello. Guardate quanto è bello l'albero. Che bella carrellata. Ci sta un fito di cipolla. Umberto, mi vuoi valutare il fito di cipolla da 1 a 10? 50. Ma clamoroso. No, aspetta, devo fare questo prezzo. Lo posso mettere sul curriculum, se vuoi. Spettacolaris. Ah, questa è pizza frittunello. Questa è l'angosh. Quanto è qua? Non mi sta guardando male. L'abbiamo persi. Dove è Umberto? Umberto! Andate a comprare un BMW. Ragazzi, incredibile. Guarda qua. Ma queste due che stanno facendo qua sopra? Scusate. Wow. E Umberto le imita. Guardate com'è bello questo skyline. Guardate com'è bello il signore che si è fatto appena la foto. Lui proprio. È molto bella Budapest. Guardate quante lucine. C'è la panoramica. Mettecelo al paletto, Non ci perdiamo, sto arrivando, amici. Questa è un'altra via, sempre dedicata al Natale. Da ci sta the best eye. This is the student. This is Riccardo. Comunque io, questi costi stanno a 50 euro, Col bacchio, 50 euro. Siamo arrivati al Budapest Eye, non è altro che esattamente il pezzotto della, del London Eye. E costa pure 9 euro. Simone che vlog. 9 euro, vai, non si può fare. E lattughino, lattughino. Ciao! Sì, ma va veloce. Ma troppo veloce. Abete. Cos'è Simone? Cos'è questo? È tipo sangria, però la ciliegia calda. Speziale. Vai. Proviamo istante. Costa. Vai, sì, lascia sempre prendiamo roba comunque confezionata. Com'è? Intenso. No. Infatti. No, però non è tutto. Buon sapore. No, a me non mi piace. Approvato. È buona. Approved. Abbiamo pagato 500 fiorini. Cioè circa 1,40 euro. 1,30 euro. 1,50 euro. Sì, abbiamo preso un po' di vino caldo. Vin brûlé, però questo è il gusto particolare perché è la ciliegia. Comunque non mi faccio i capelli stasera. No, i capelli non belli cavoli. Però stasera no, perché se no ci metto 3 ore. Ma fa, non è una cosa che le sciampo, No, io me li do la guagua, io c'ho stasera. Ma perché sei un co***o? Ho finito il ballo. E c'ho la zippa aperta. Stiamo andando a fare un pochino di spesa. Sono bardato perché mi sto preparando per il grande freddo di martedì. Quindi stiamo testando l'outfit. Una delle cose più belle è venire a Budapest e ritrovarsi la pubblicità del caffè con il mitico De Filippo. Lo vedete quel ragazzo qua? No. È proprio un pilota. È proprio un pilota. Poi leva sti capelli, Bibi. Bibi.
Allora, siamo tornati nei nostri appartamenti. C'è un po' una roba che ho preso. È un po' di silenzio, ragazzi. Ci ho acquistato questo pacco di biscotti bisessuale. Ne abbiamo preso tre di questi pacchi da 4. Questi due pacchi di patatine. Uno normale. Uno con la paprika. E poi abbiamo preso i pacchi di Wüstel. Ovviamente noi veniamo in Ungheria e ci prendiamo i Wüstel italiani, giustamente. Poi ho preso una Coca-Cola da 1,75. Acqua natural che è frizzante. Acqua natural, mostriamola. Natura acqua, però è frizzante. E poi salsa Heinz barbecue e tre bottiglie d'acqua. 1, 2, la terza dove sta? Ah, eccolo qua.